Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come a mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, aiutami, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato da figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Dal Libro di Cielo, volume secondo, 11. Forse 12. Continuo allo stesso stato, ma specialmente questa mattina l'ho passata malissimo. Avevo perduto quasi la speranza che Gesù venisse. Oh, quante lacrime ho dovuto versare. Era proprio l'ultima ora e Gesù non veniva ancora. Oddio, che fare? Il mio cuore era in tanto forte dolore di un continuo palpitare, tanto sì fortemente, che mi sentivo in agonia mortale.
Nel mio interno gli dicevo: Mio buon Gesù, non vedi pur tu stesso che mi sento mancare la vita? Dimmi, almeno, come si può fare a stare senza di te? Come si può vivere? Sebbene sono ingrata a tante grazie, eppure ti amo. Giacché ti offro questa pena amarissima della vostra assenza per ripararti la mia ingratitudine. Ma vieni, abbi Gesù pazienza. Sei così buono, non farmi più aspettare, vieni. Ah, non sai pur tu stesso che crudele tiranno è l'amore? Non hai compassione di me? Mentre stavo in questo stato così doloroso, Gesù è venuto e tutto con passione mi ha detto: Ecco che sono venuto, non piangere più, vieni a me. In un istante mi sono trovato fuori di me stessa, insieme con lui, ed io lo guardavo, ma col timore che di nuovo lo perdessi, che a larga vena mi scorrevano le lacrime dagli occhi. Gesù ha continuato a dirmi: No, non piangere più. Vedi un poco quanto sto a soffrire, guardami la testa. Le spine sono penetrate tanto dentro che non più compariscono fuori. Vedi quanti squarci e sangue coprono il mio corpo. Avvicinati, dammi un po' di ristoro. Occupandomi delle pene di Gesù, ho dimenticato un poco le mie, così ho cominciato dal capo. Oh, quanto era straziante vedere quelle spine così incarnate dentro che appena si potevano tirare. Mentre io ciò facevo, Gesù si lamentava, tanto era il dolore che soffriva. Dopo che ho tirato quella corona di spine, tutta spezzata, l'ho riunita insieme. E conoscendo che il maggior piacere che si possa dare a Gesù è il patire per lui, l'ho presa e l'ho conficcata sulla mia testa. Poi, una per una si è fatto baciare le piaghe, ed in qualche piaga voleva che succhiassi il sangue. Io cercavo di fare tutto ciò che lui voleva, ma in muto silenzio. Quando si è presentata la Vergine Santissima e mi ha detto: Domanda a Gesù che cosa vuol fare di te. Io non ardivo, ma la mamma mi incitava a farlo. Per contentarlo, ho avvicinato le labbra all'orecchio di Gesù. E zitta zitta gli ho detto: Che cosa vuoi fare di me? E lui mi ha risposto: Voglio fare di te un oggetto delle mie compiacenze. E nell'atto stesso di dire queste parole è scomparso, ed io mi sono trovata in me stessa. Questa mattina Gesù si è fatto vedere, capitolo 12, e mi ha trasportato dentro una chiesa. Là ho sentito la Santa Messa e ho fatto la comunione dalle mani di Gesù. Dopo ciò mi sono abbracciata ai piedi di Lui sì fortemente che non potevo distaccarmene. Il pensiero delle pene dei giorni passati, cioè della privazione di Gesù, mi faceva tanto temere che di nuovo lo perdessi, che stando ai suoi piedi piangevo e gli dicevo: Questa volta Gesù non ti lascerò più, perché quando tu te ne vai da me, mi fai tanto penare da aspettare. Gesù mi disse: Vieni tra le mie braccia, che voglio ristorarti delle pene che passasti in questi giorni. Io quasi non ardivo di farlo, ma Gesù stese le mani e mi prese sui piedi, mi abbracciò e mi disse: Non temere che non ti lascio. Questa mattina voglio accontentarti, vieni a starti con me nella custodia. E così ci ritirammo. Tutti e due nella custodia. Chi può dire ciò che facemmo? Ora mi baciava ed io a lui. Ora io riposavo in lui e Gesù in me. Ora vedevo le offese che riceveva e facevo atti di riparazione contro le diverse offese. Chi può dire la pazienza di Gesù nel sacramento? È tale e tanta che mette terrore solo a pensarla. Ma mentre stavo ciò facendo, Gesù mi ha fatto vedere il confessore, che veniva a chiamarmi me stessa. Gesù mi ha detto: Basta adesso, va, che l'ubbidienza ti chiama. E così pareva che l'anima tornasse al corpo. E di fatto il confessore mi chiamava all'ubbidienza. Anche questi due capitoli che abbiamo letto, del 7 e del 9 aprile del 1899, sono due capitoli che riguardano esperienze straordinarie vissute da Luisa. Esperienze straordinarie, ecco, che come sempre però
hanno, non un messaggio, ma molti messaggi utili alla nostra meditazione. Ed anzitutto il desiderio, il languore, l'attesa con cui Luisa invocava Gesù nei giorni in cui lui non faceva sentire la sua presenza, non si mostrava a lei. Noi dobbiamo sapere che tutte quante queste operazioni di cui veniamo edotti dagli scritti di Luisa sono tutto quanto operazioni divine, nel senso che sono operazioni corrispondenti ai divini voleri, cioè se Gesù sceglie un'anima e le fa vivere alcune esperienze e poi, non lo so, per 10 giorni, 15 giorni si nasconde, è divina volontà proprio sicura, certa. È intenzionale questa. Cioè Gesù vuole proprio fare così per provocare determinate cose, determinate reazioni, determinati effetti. E qual è l'effetto? L'effetto non è altro che stringere l'anima di più a sé, farle aumentare il desiderio, farle aumentare l'amore. L'effetto, io penso, questa è una mia considerazione personale, che lascia il tempo che prova, che trova. Io penso che sia anche un modo con cui Gesù desideri sentire l'amore della sua creatura. Faccio questa considerazione perché spesso penso e spesso anche ne parlo nelle meditazioni. Ai dolori di Gesù, quando si sente abbandonato dagli uomini, non considerato dagli uomini, oltraggiato, offeso, messo in cantuccio, messo da una parte. Lo ha detto tante volte, ecco, non solo a Santa Margherita Maria la Cocca, ma lo ha detto tante, tante volte. E questo è un mistero che a me personalmente lascia sempre senza parole, ma anche con tanto dolore nel cuore, perché sapere, ecco, che il nostro Dio, il nostro Salvatore, Lui che è così buono, così pieno di amore, non è ricambiato dagli uomini, e addirittura nelle ore della passione, in qualche punto dice, vedi, io vado elemosinando amore dagli uomini come se fossi un barbone, come se fossi, non sono queste espressioni testuali, però insomma il senso è questo, come se fossi un cencioso, a dire dammi un pochino d'amore, dammi un pochino d'amore, io queste cose non le posso sentire. Non le posso sentire. E è chiaro che quindi vedendo queste cose fatte con Luisa, penso a come Gesù che si intaglia delle anime, ecco, per sé, poi ha un rapporto da persona a persona, no? Cioè la persona destinataria di queste grazie, in questo caso straordinarie, ma possono essere anche ordinarie, come dire, è una persona che interagisce con Gesù e reagisce a modo proprio, no? E Gesù vuole vedere le reazioni di quella persona in quel modo, così come sono. Questa è una cosa molto bella, un pensiero che fa molta devozione. Cioè Gesù vuole avere un rapporto personale con te in quanto te, con me in quanto me. Attende. Attende che la nostra anima, tutte le anime sono state create per lui. Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altro, no? A sua immagine e somiglianza. Che le anime sono state, sarebbero state fatte, usiamo il condizionale perché poi non lo fanno, per essere dei ricettori e trasmettitori di amore. Noi sappiamo che l'amore è totalmente personalizzato, no?
La persona ama a modo suo, ha le sue forme, i suoi modi di trasmettere l'amore, di comunicare l'amore, di far percepire l'amore, di parlare d'amore. E sono tutti differenti gli uni dagli altri. Ecco, Gesù cerca, sapendo che per lui un'anima è come se fosse l'unica, e in cielo sarà così per noi. In cielo saremo in compagnia di molti, ma sarà come se fossimo sempre soli con lui, senza essere disturbati da nessuno. Noi non sappiamo come questo può accadere, non abbiamo idea dei segreti di Dio, ma queste sono cose certe, perché ci vengono attestate da personaggi dal calibro molto attendibile. E questo, che non ha avuto grazie straordinarie, certamente non sentirà mai, no? Perché non possiamo renderci conto, ma cioè, possiamo immaginarci, se tu pensi, se tu sei stato a contatto, a colloquio con Gesù in persona, se è stato, hai ricevuto un bacio da lui, insomma, abbiamo sentito le cose che, cioè, è evidente che questo accende in te un tale desiderio che non si può stare senza, non si può fare a meno, no? Sì, ecco. Però anche qui la fede, noi baci da Gesù, chi va a messa tutti i giorni, li riceve tutti i giorni. Sempre quando facciamo la comunione, che cos'è se non un bacio profondissimo, dato da Gesù alla nostra anima, no? Cioè, Gesù entra nella nostra bocca, ecco, dobbiamo anche pensare a queste cose qui, no? Come dire, è una forma di comunicazione, appunto, si chiama la Santa Comunione, cioè del tutto peculiare, del tutto unica, no? E qui ci abbiamo molto da poter fare, perché se noi ci preparassimo bene alla Santa Comunione, se vivessimo bene la Santa Messa, pensando bene a quello che stiamo vivendo, che stiamo facendo, attendendo, no? Ecco. Magari adesso uno ascolta questa meditazione, quando è la prossima messa che ascolterai? Ma quanto ci stai pensando? Non vedi l'ora di rimettere piede in chiesa? Non vedi l'ora di poter partecipare alla Santa Messa? Non vedi l'ora di poter ricevere Gesù nella tua bocca? E poi nella tua stessa bocca coccolarlo, cullarlo, lasciare che piano piano si sciolga dentro di te. E mentre l'ostia si scioglie, lui si unisce alla tua anima e diventa una cosa sola con te e ti ama e vuole sentire i palpiti del tuo amore e vuole che nel segreto della tua anima tu prorompa in tutti gli affetti le dichiarazioni di amore, le suppliche, le lodi di cui sei capace. Questo si può fare con l'aiuto della grazia ordinaria, quindi senza desiderare o invocare cose che sono al di là della nostra portata e che sono comunque doni gratuiti di Dio, no? Che Dio reagisce se vuole, quando vuole, a chi vuole e come vuole. Quando usciamo dalla chiesa, pensiamo anche a dopo che abbiamo fatto la comunione, no? Stiamo a guardare l'orologio. Oppure ci tratteniamo con Gesù. Quanto è bello stare nelle nostre chiese. Io ho la grazia adesso di stare in una chiesa stupenda, che solo entrarci ti mette in contatto con il cielo. Ed è sempre una fatica enorme uscirne. E le nostre chiese, che dovrebbero essere veramente dei piccoli squarci di cielo, no? Quindi darti anche la percezione, anche grazie all'ambiente, a come la chiesa è illuminata, a come la chiesa è tenuta, alla disposizione degli arredi sacri, delle statue, alla pulizia, tante cose, no? Davvero dovrebbe darci un desiderio immenso del cielo,
E per lui dovrebbe essere una fatica uscire da lì, no? Non che sto sempre a guardare l'orologio, se il prete allunga la messa, oppure finita la messa, stare già a pensare chi lo sa quante cose ho da fare, no? Certo, abbiamo tante cose da fare, no? Ecco, e a volte veramente non possiamo trattenerci oltre un certo limite, perché la divina volontà ci chiama ad altro. Ecco, però già che Gesù veda che io a malincuore comunque esco dalla chiesa, appunto perché la divina volontà mi chiama ad altro, ma se dipendesse da me starei ancora a lungo con lui, e già questo riempie il cuore di Gesù di gioie e di gaudi ineffabili, no? Ecco, poi Luisa si occupa delle pene di Gesù. Certo, noi non possiamo togliergli le spine, la corona di spine dalla testa e mettercela sulla nostra. Magari fosse possibile fare una cosa di questo genere. Ecco. Però possiamo fare qualche piccola cosa, quindi possiamo offrirgli qualche piccolo sacrificio a Gesù, no? E come nostro personale contributo ad alleviare i suoi dolori e a contribuire alla salvezza delle anime, questo possiamo farlo. Non possiamo baciare le sue piaghe vive. Non possiamo sentire il sapore divino del sangue succhiato da esse, come ha fatto Luisa. Beata lei. Però i crocifissi ce li abbiamo dentro casa. E baciare il crocifisso, baciare le piaghe del crocifisso è una forma elevatissima di preghiera e di unione con Gesù. L'ho detto tante volte, lo ripeterò. Ecco. È una delle più alte forme di preghiera, perché la preghiera è amore. Non è altro che amore. La preghiera, potremmo dire, la preghiera vera, quindi la preghiera non è, ecco, recitare preghiere con la capoccia per aria, no? Questa non è la preghiera, questa qui. Anche se delle volte, questo diciamo a scanso di equivoci, per dire tanti rosari, i rosari si dicono in qualunque momento della giornata, in qualunque ritaglio di tempo, no? Quello è gradito al Signore quando viene fatto. Ecco, l'importante è che ci siano nella nostra giornata dei momenti dedicati solo a questo, quindi dove il nostro cuore possa entrare in preghiera, altrimenti si arriva a 50, 60, 70 anni che si sono dette tantissime preghiere ma non si è pregato mai. E la preghiera cristiana è il linguaggio dell'amore, è il momento in cui noi possiamo accogliere, percepire l'amore di Gesù e ridarglielo, che poi è una delle quintessenze del regno della divina volontà, se noi ci pensiamo bene. Magari il Signore volesse fare di noi oggetti delle sue compiacenze. Questo è un sogno, ecco, che nella nostra preghiera affidiamo i suoi piedi divini, ecco, quei piedi a cui Luisa si strinse e non voleva staccarsene più, no? E poi Gesù l'ha fatta staccare. Magari, se non oggetto di compiacenze, penso che possiamo chiedere a Gesù: fammi ti amare un pochino, fammi ti consolare un pochino. Se io andassi in paradiso e sapessi, Gesù, che soltanto qualche volta, qualche rara volta, ti ho asciugato qualche lacrima, ti ho asciugato qualche ferita, ti ho dato qualche piccola gioia, ecco. Già questo sarebbe il top. Già sapere che almeno non ci ho messo il carico da 90 con le mie fedeltà, con le mie ingratitudini, con le mie tiepidezze, mediocrità, incorrispondenze, no? Magari avessi ricevuto sempre delle comunioni super, perfettamente preparato interiormente, sempre in ginocchio, per adorare Gesù come merita, con tutte quante le delicatezze possibili, anche esteriori, nei confronti del suo corpo santissimo, no? E pensate se quando moriamo Gesù ci viene a dire: guarda figlio, in mezzo a una marea di oltraggi eucaristici che mi sono stati fatti, tu tutte le volte che entravo nel tuo cuore, o quasi, perché sai,
qualche piccola macchia ogni tanto ce l'avevi pure tu, ma fa niente, no? Molte volte di quando sono entrato nel tuo cuore avevo gioia, avevo consolazione, mi dilettavo della tua anima e dimenticavo, ecco, per la tua delicatezza, per il tuo amore, ecco, i tanti modi brutti con cui molte anime mi trattavano. A me piacerebbe tantissimo sentirmi dire una cosa del genere da Gesù se fosse vera. E che queste cose diventino vere in parte dipende anche da noi, no? Quanto è importante nel nostro cuore Gesù? Quanto soffriamo la sua privazione? Ma quanto lo desideriamo? Quanto cerchiamo l'unione con lui, no? In tutto. Con lui o sempre, per chi preferisce. Con Maria, con la Divina Maria. È bello contemplare, infine, ecco, questa esperienza del tutto singolare. Cioè, guardate che questa donna ha vissuto veramente tanta roba. Dice, così ci ritiriamo tutti e due nella custodia. Cioè, capiamo che significa. Gesù se l'è portata dentro il tabernacolo. Dici, come fa una persona in carne ed ossa ad entrare dentro il tabernacolo, no? Entrata, ha visto come le ostie non sono delle materie inerti, non ben definite. Sì, dove c'è qualche presenza, ma chi lo sa, no? No, nelle ostie c'è Gesù vivo, è vero. C'è bisogno di una persona vivente perché tu possa sentirne un bacio e ricambiarlo. Bellissimo, ora io mi riposavo in lui e Gesù in me, no? Chissà se era un riposo mistico, se era un riposo. Immaginare come due sposi, no? Gesù che riposa sul petto di Luisa, abbracciato a lui, e Luisa che riposa sul petto di Gesù, al sicuro. E poi Gesù gli faceva vedere le offese che riceve e Luisa faceva le riparazioni. Questo possiamo e dobbiamo farlo anche noi, no? Anziché vediamo una messa mal celebrata, di fretta, senza nessuna devozione, da qualche povero ministro, insomma, che poverino, non si rende conto di quello che fa, no? Anziché andare a chiacchierare con tutto il paese a dire guarda come ha celebrato, guarda, quello manco ci crede, ecco. Che sono comunque cose che non piacciono a Dio. Torno a casa, mi metto nella mia camera, faccio 33 genuflessioni al crocifisso con 33 ti amo a Gesù, dicendo questo, Gesù, il mio povero contributo per riparare il poco amore con cui almeno sembra che quel povero ministro abbia celebrato la messa, poi magari il suo amore è nascosto e magari l'ha fatta in questo modo perché non sa esprimerlo, perché vuole tenerlo nascosto. Quindi noi cerchiamo sempre, se possibile, di sforzarci di avere un'interpretazione positiva fino a dove è possibile delle cose, no? Ecco, però se fosse stata, insomma, una messa, come sembrava, un po' scellerata, questo era il mio piccolo contributo di riparazione. Se tutti facessimo così, Gesù sarebbe molto più contento e il potere delle tenebre sarebbe molto, molto, molto ridotto. Chiediamo davvero al Signore che ci aiuti, alla Madonna che ci insegni e che ci assista, perché Gesù possa vivere circondato dall'amore, dalla premura, dal desiderio, dall'affetto, dallo spirito di immolazione, di condivisione anche delle sue pene, di coloro che lo amano e di coloro che come lui e come la Divina Maria vogliono vivere nel regno della Divina Volontà.
O Divina Maria, noi tanto ti ringraziamo per queste cose che abbiamo ascoltato, tu chiaramente tutte le hai vissute nella tua vita terrena, tutte molto di più. Tu conosci il segreto immenso che è l'amore di Gesù, tu l'hai innamorato di te, ecco, follemente. E sei stata la prima e la più grande innamorata di lui. Ecco. La vita tua di Gesù è stata una gara reciproca. A chi esagerava nei confronti dell'altro per ricoprirlo d'amore. Che nel nostro piccolo possiamo vivere qualcosa di simile, perché questo è il regno della divina volontà. Questo desiderano le anime di coloro che amano il Signore e te. Questa è la massima forma di felicità possibile, non solo in cielo, ma anche su questa terra. E a questa tutti aspiriamo e aneliamo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.